Arci Sicilia e i siciliani si è tenuta da Cireale, frazione di Pennisi, in via Barbagallo numero 2, in data odierna, una conferenza stampa. Dopo che lo scorso 1 ottobre era avvenuta la denuncia sull'occupazione di un bene confiscato nell'ambito dell'iniziativa Le Scarpe dell'Antimafia, proprio ieri mattina veniva riscontrato che gli stessi che subivano la confisca erano intenti a devastare completamente lo spazio. Solo l'intervento di polizia e carabinieri ha fermato la distruzione di un bene da 3 anni patrimonio dello Stato. Qualche mese fa il comune ha individuato, l'amministrazione ha individuato che l'esistenza di questi beni sequestrati alla mafia e attraverso una delibera di giunta abbiamo fatto la richiesta che ci venissero assegnati e quindi è diventato di dominio pubblico l'esistenza di questi beni. Noi siamo in attesa, in questo momento i beni sono di proprietà dell'Agenzia per i beni confiscati alla mafia, abbiamo fatto la richiesta per averne la disponibilità e non ci è stata ancora assegnata, non abbiamo avuto una risposta dall'Agenzia. E nella vicenda invece che si è sviluppata 3 giorni fa, appena sono stato avvertito di questa situazione che c'era, ho avvertito le forze dell'ordine, ho avvertito anche i vigili urbani che sono venuti a fare i rilievi sull'attività che si stava svolgendo e credo che quello, il tassello che manca in questa vicenda è lo sgombero di quest'area che, essendo bene sequestrata alla mafia, è di competenza della prefettura attraverso le forze dell'ordine, mentre noi, il comune, si occupa degli sgomberi per i mobili abusivi o per tematiche simili. In questo caso è un'attività che è di competenza della prefettura. L'elicottero in volo, le sirene delle gazzelle. All'alba di oggi l'operazione Picaneddu, condotta dai carabinieri di Catania. Un duro colpo alla mafia catanese a Picanello, popoloso rione del capoluogo etneo Roccaforte dei Santa Paola Ercolano. 15 gli arresti tra Catania e Vicenza, associazione mafiosa, riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, sono soltanto alcuni dei reati di cui dovranno rispondere gli arrestati, tra di loro anche 2 imprenditori di una casa discografica che incideva brani neomelodici accusati di riciclaggio. Sequestrato oltre 1 milione di beni, tra cui la stessa casa discografica. Con l'indagine dei militari del comando provinciale di Catania è stato possibile individuare la struttura criminale con il capo, gli organizzatori ed i ruoli degli affiliati al clan, un'organizzazione che aveva una cassa comune, frutto di estorsioni, case da gioco clandestine e traffico di droga, una cassa che permetteva di poter pagare gli stipendi agli affiliati. Il rifiuto del cane Tony ha permesso agli agenti di polizia penitenziaria di scoprire dentro un borsone diverse dosi di droga e telefonini, tutto pronto per essere poi passato ad un detenuto. L'episodio è avvenuto nel carcere di Augusta, dove l'unità cinofila della polizia penitenziaria ha concentrato la sua attenzione sulla borsa che un familiare stava per consegnare a un detenuto. L'intervento del cane ha permesso di rinvenire 7 involucri di celofan contenenti 636 grammi di hashish, 6 microtelefonini completi di scheda telefonica e alcune chiavette USB. Il congiunto del detenuto è stato arrestato e tradotto in carcere su disposizione della procura di Siracusa. Nella stessa giornata il cane Kira, un Rottweiler femmina di 9 anni, ha segnalato al poliziotto la presenza di droga addosso al familiare di un altro detenuto. Al controllo personale, in effetti, gli investigatori hanno poi scoperto che l'uomo nascondeva negli slip oltre 4 grammi di hashish. In questo caso l'indagato è stato denunciato a piede libero. Il segretario generale del SIP, il sindacato Polizia Penitenziaria, Carmine Olanda, ha commentato riguardo la vicenda dicendo: le unità cinofile antidroga della Polizia Penitenziaria, nonostante la gravissima carenza di organico, ha sempre intercettato, trovato, denunciato ed evitato l'introduzione di sostanze stupefacenti nelle carceri. Lotteremo affinché in ogni istituto ci sia il servizio antidroga permanente. Riteniamo, aggiunge Olanda, che solo mettendo in atto questo tipo di servizio si possano effettuare controlli più meticolosi e approfonditi per scongiurare ogni tipo
di tentativo di introduzione delle sostanze stupefacenti, oggi nascosta nei posti più impensati che mai all'interno del carcere. L'obbligo di Green Pass fa la differenza. Lo dimostrano i dati della struttura commissariale che calcola dal 16 settembre al 13 ottobre più di 550.000 prime dosi in più legate alla certificazione verde. Senza il Green Pass, le prime somministrazioni attese erano 1.208.272. Con l'approvazione dell'obbligo sono invece diventate 1.768.226, pari ad un più 46%. Con l'obbligo del certificato verde ha preso il volo anche la domanda di tamponi. In un mese la richiesta di test è aumentata del 57%. Intanto negli ultimi giorni i lavoratori non vaccinati, 4 milioni circa secondo alcune stime, si sono riversati nelle farmacie che segnalano l'overbooking in diverse regioni e proprio le farmacie scendono in campo diventando il luogo dove gli indecisi cambiano idea, passando da una richiesta di test e informazioni alla vaccinazione. Solo il 13 ottobre, secondo il sito del governo, sono stati emessi 563.186 Green Pass. Complessivamente sono stati scaricati dagli italiani più di 98 milioni di certificati, nel mentre le farmacie stanno registrando una forte richiesta di terze dosi dalle fasce di popolazione che ne hanno diritto. Tra mercoledì e venerdì sono cominciate le somministrazioni in farmacia nel Lazio, in Liguria, nelle Marche e in Veneto. Il vaccino consegnato dalle regioni è il Pfizer. Un film tra fantastico e realistico, qual è la dimensione che vi è più propria? A me è fantastico, cioè, mi piace quando volamo, stai sopra, stai su, lui è... della realtà quando ballava la cosa diceva oh, Angelina che cascavo tutte e due sulla cosa quando faceva così col green no per poi allora faceva quelli che manovravano ecco te riportava subito alla realtà il fatto che potevi ecco questo è mi sarebbe piaciuta quella fantastica ma purtroppo se ritornavo i piedi per terra con Attila ma Barbara non dice Giallini quanto è credibile quando Babbo Natale? In quanto Babbo Natale? Beh, devo dire, no, tant'è che insomma, vabbè, diciamo, no, il film si chiude e non è che e ci lascia immaginare come sarà Giallini da Babbo Natale, perché noi per tutto il film vediamo Gigi Proietti come Babbo Natale, vediamo Giallini mascherato da Babbo Natale, quindi chi lo sa. Non so, un sequel, forse, diciamo, in un sequel potremmo vedere lui proprio nelle vesti di Babbo Natale. Ma per te invece questa dimensione è un po' realistico, com'è? Sì, io sono proprio nella realtà, proprio impiantata nella realtà. No, insomma, è una donna che lavora, sì, diciamo, un assistente sociale che lavora per il recupero di questi ex detenuti. Con Ettore ha già un trascorso. Ettore sì, ha già un trascorso di qualche anno da cui è nata una bambina. E quindi è una ragazza madre che poi ha trovato un altro compagno che è diventato non il padre biologico, ma il suo vero padre, cioè il padre di questa bambina. Quindi è. Sì, è una dimensione, diciamo, comune a tanti e c'è anche questa dicotomia tra chi è, cioè il padre biologico e il padre che invece l'ha cresciuto. Devi sapere che Babbo Natale è dotato di una serie di superpoteri. Per riuscire a realizzare tutti i desideri. Ma qui c'è un conflitto di interessi con Genio della Lampada. Ma che battuta imbecille. Perdoni. Marco, ma questo rapporto con Proietti com'è andata? Bello. Molto, molto. Cioè, eravamo diventati, insomma, padre figlio, ma lo diceva lui, te potevi essere, capito, al maschio, sai quelle cose molto che però poi avrei voluto dire, insomma, no, però quanto gli dici poi lui era uno che ti diceva, ma che caro lo stai a dire, capito? Così, quando gli facevi un apprezzamento un po' un camerino, così, dico, oggi ma. Ha fatto tanti, capito? Era uno così, cavolo, rimani perché tu ti immagini, insomma, no? E invece il mio rapporto è stato così, è stato stupendo, come me lo immaginavo, è una delle poche cose, insomma, di solito i miti, come dico, il documentario che citava prima la tua collega, di Edoardo, Leo, i miti bisognerebbe conoscere, ma che per dire, no? Ho conosciuto tanti che i tuoi miti da ragazzino, poi li conosci, sono manica di stronzi, ecco, qualcuno, e Gigi era meglio che non lo conoscevo, che non avessi conosciuto per l'esatto opposto, insomma. Sono buonissimo. Vedete. Shake up the happy, shake up the happy.
segnale? 124. C'è, certo che sì. L'altro giorno mi ha detto, dice, guarda, io sono Babbo Natale.